Kiev, bandita la libertà di religione? Una lunga guerra ibrida. L'Arabia Saudita entra nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Russia-Iran, legami sempre più stretti. Netanyahu-Biden, da il mio migliore amico all'era glaciale. La Turchia si fa forte in Africa. Come Pechino finanzia i paesi emergenti. Surplus commerciale, comandano Cina e Russia. Il futuro di Kiev è un'unione con Varsavia? Bush DeSantis contro Donald Trump. Elon Musk, fermate l'intelligenza artificiale, siamo a rischio. Unione Europea, riforma pensionistica, nuovo pomo della discordia. Birmania, sciolto il partito di Suu Kyi. Venezuela-Guyana, tra i due litiganti ExxonMobil gode. Il viaggio interstellare continua. Kiev, bandita la libertà di religione? Il 29 marzo è il termine ultimo per i circa 1000 abitanti del monastero delle grotte di Kiev per abbandonare il complesso monastico affiliato al Patriarcato di Mosca, ma riassegnato politicamente alla nuova chiesa ortodossa autocefala dell'Ucraina. La polizia ha quindi ispezionato i veicoli in partenza per assicurarsi che non trasportassero le oltre 800 preziosissime icone e manufatti religiosi. L'allontanamento del clero dall'edificio ortodosso più antico del paese, fondato nel 1051, ha indispettito assai sia il patriarcato retto da Kirill, sia il governo stesso di Mosca, che intravede in esso una persecuzione religiosa verso la popolazione russofona dell'ex paese satellite. Lo sfratto è solo l'ultimo episodio dello scisma originato nel 2018. Nel corso del 2022, i servizi segreti ucraini hanno condotto frequenti perquisizioni in vari monasteri della Chiesa ortodossa ucraina legata a Mosca e, con decreto presidenziale del 1 dicembre 2022, Volodymyr Zelensky ha ordinato alla Verkhovna Rada di studiare una legge per vietare le organizzazioni religiose affiliate a centri di influenza della Federazione Russa e intensificare le misure per identificare e contrastare le attività sovversive dei servizi speciali russi nella sfera religiosa dell'Ucraina, di fatto mettendo in prospettiva fuori legge la più grande chiesa del paese. Non finisce qui. Gruppi ultranazionalisti ucraini stanno compiendo in tutto il paese vere e proprie aggressioni contro i fedeli legati alla tradizione russa. Per esempio, a Ivano-Frankovsk, circa 200 persone hanno scacciato con gas lacrimogeni religiosi e fedeli dall'unico edificio della regione ancora nelle pertinenze del Patriarcato di Mosca, mentre la polizia guardava senza intervenire. Nell'oblast di Ternopil, degli sconosciuti hanno addirittura dato alle fiamme il Tempio dell'Intercessione della Santissima Madre di Dio del villaggio di Argiv. Il tutto mentre madri legate alla Chiesa ortodossa storica non riescono ad avere funerali presso i monasteri sotto sequestro per i propri figli morti al fronte. Intanto le Nazioni Unite, sempre attente alle esigenze del vecchio mondo unipolare, stavolta si schierano contro Kiev e chiedono di garantire la libertà di religione in Ucraina. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha definito le perquisizioni negli edifici della Chiesa canonica ortodossa ucraina discriminatorie. Ma Kiev, fiduciosa di avere le spalle coperte da oltreoceano, ha subito snobbato la decisione delle Nazioni Unite. Il portavoce del Ministero degli Esteri del paese, Oleg Nikolenko, ha definito il rapporto dell'ONU squilibrato e ha affermato che la libertà di religione è garantita, purché, a suo dire, non ci si impegni in attività che minano la sicurezza nazionale. Margherita Furlan, Fabio Belli, Digisole 24. Una lunga guerra ibrida.
Sul campo la guerra prosegue e il presidente ucraino appare sempre più preoccupato e pressato dai padroni occidentali, tanto da affermare che in caso di sconfitta a Bakhmut o Artyomovsk, Kiev potrebbe essere costretta a scendere a compromessi con la Russia. La preoccupazione di Kiev si trasmette sempre di più all'esercito ucraino e ai suoi atti maldestri ed efferati. Oggi, 29 marzo, le forze armate hanno inferto un nuovo colpo a Donetsk, lanciando in un'ora 20 razzi dal sistema missilistico a lancio multiplo in aree residenziali, uno dei quali avrebbe colpito un garage e dei grattacieli residenziali. Secondo quanto riferito dal sindaco di Donetsk, Alexei Kuliemzin, non ci sarebbero state vittime, ma solo il danneggiamento di un tubo del gas e di un'auto. Ieri e l'altro ieri, gli attacchi delle forze armate ucraine nella cittadina del Donbass avevano provocato 3 vittime civili. Un drone, presumibilmente ucraino, è stato invece abbattuto nei pressi di Simferopoli, in Crimea. Lo ha annunciato il governatore della Crimea, Sergei Aksionov. È caduto in un campo, non ci sono vittime né danni. Da luglio dello scorso anno, ricorda l'agenzia di stampa russa RIA Novosti, i droni ucraini tentano periodicamente di attaccare Sebastopoli, che ospita la base principale della flotta del Mar Nero, così come altri obiettivi in Crimea. Dal Cremlino, intanto, il portavoce Dmitry Peskov parla della guerra tra la Russia e i cosiddetti paesi ostili. «La guerra ibrida intrapresa contro di noi dall'Occidente durerà a lungo», ha sottolineato il portavoce, che non dimentica però che, al tempo stesso, sta generando evidenti sintonie nel nuovo mondo multipolare. Il ministro degli esteri sudafricano, Naledi Pandor, ha confermato quanto dichiarato alcune settimane fa dal suo omologo russo Sergei Lavrov, ovvero che, oltre all'Algeria, anche Arabia Saudita, Emirati Arabi, Egitto, Argentina, Messico, Nigeria e altre nazioni sono pronte a entrare a far parte dei BRICS. Margherita Furlan, Fabio Belli, TG Sole 24. L'Arabia Saudita entra nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. L'Arabia Saudita ha approvato un memorandum che permetterà al Paese di diventare partner di dialogo dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, primo passo verso un'adesione a pieno titolo. L'ingresso della monarchia saudita nell'organizzazione a guida sino-russa era stata concordata a dicembre durante la visita di Xi Jinping a Riyadh e conferma così l'attrazione esercitata da Pechino nel sud globale del mondo. I rapporti tra Cina e Arabia Saudita hanno ottenuto nuovo slancio grazie alla mediazione cinese nel recente accordo per la ripresa delle relazioni diplomatiche con l'Iran. Negli ultimi giorni, la società statale Saudi Aramco ha annunciato investimenti nel settore della raffinazione, mentre nella giornata di ieri Xi Jinping ha avuto uno scambio con il principe saudita Mohammed bin Salman. Margherita Furlan, TG Sole 24. Russia-Iran, legami sempre più stretti. Iran e Russia concordano sul fatto che il piano d'azione globale congiunto sul programma nucleare iraniano non abbia alternative e che debba essere attuato il prima possibile. Il capo della diplomazia russa Sergei Lavrov ha precisato che gli Stati Uniti dovrebbero revocare le sanzioni imposte contro l'Iran e tornare ai propri obblighi, ai sensi dell'accordo. Sono previsti nuovi contatti tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo iraniano Ebrahim Raisi. Lo ha confermato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov parlando alla conferenza stampa congiunta con il suo omologo iraniano Hossein Amir Abdollahian a Mosca in visita ufficiale. La riunione a livello di viceministri degli esteri di Iran, Russia, Turchia e Siria per cercare di avviare il ripristino delle relazioni tra Ankara e Damasco si terrà invece la prossima settimana a Mosca, nel formato di Astana. Non si registrano per ora dichiarazioni ufficiali in merito all'operazione speciale russa in Ucraina, ma Lavrov, in occasione della visita del suo omologo iraniano a Mosca, ha sottolineato: «La domanda su come fermare il conflitto in Ucraina non dovrebbe essere rivolta all'Iran, alla Russia, alla Cina, ma a quelle figure occidentali e naturalmente al regime di Kiev che dichiarano ogni giorno in vari formati che ora è impossibile fermare la guerra e che bisogna continuare a pompare l'Ucraina con le armi». Margherita Furlan, TG Sole 24. Netanyahu Biden, da il mio migliore amico all'era glaciale.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto il suggerimento del presidente statunitense Joe Biden di prendere le distanze dalla controversa riforma della giustizia. A una domanda dei giornalisti, Biden sosteneva che il governo di Tel Aviv non avrebbe potuto proseguire su questa strada. Si spera che il primo ministro agisca in modo da poter cercare di elaborare un vero compromesso, ma resta da vedere. La risposta di Netanyahu è arrivata fredda e netta. Con una serie di tweet, il premier israeliano ha osservato di conoscere la sua controparte statunitense da oltre 40 anni e ha elogiato Biden per il suo impegno di lunga data nei confronti di Israele. Tuttavia, il premier israeliano, al tempo stesso, ha esortato Washington a non immischiarsi negli affari interni del suo paese. «La mia amministrazione è impegnata a rafforzare la democrazia ripristinando il giusto equilibrio tra i tre rami del governo, che ci stiamo sforzando di raggiungere attraverso un ampio consenso», ha sottolineato Netanyahu, dichiarando a gran voce che Israele è un paese sovrano, che prende decisioni per volontà della sua gente e non sulla base di pressioni dall'estero, compresi i migliori amici. Tra Washington e Tel Aviv i rapporti dunque sembrano oggi tutt'altro che idilliaci. Ad avvalorare la tesi, il fatto che Netanyahu, nonostante sia un migliore amico degli Stati Uniti, dalla sua elezione a premier a dicembre 2022 non sarebbe ancora stato invitato alla Casa Bianca, né sarebbe prevista una sua visita a breve. Fabio Belli, TG Sole 24. La Turchia si fa forte in Africa. Ad Ankara sono stati sufficienti due decenni scarsi per tornare ad essere protagonista sulla scena africana. Gli antichi splendori dell'impero ottomano, che secoli fa si estendeva dall'Algeria all'Eritrea, sembrano oggi risorgere attraverso una serie di iniziative che, oltre a certificare il ritorno dell'espansionismo turco, si pongono anche in concorrenza diretta con Stati Uniti, Cina e altri attori geopolitici che nel continente nero sono ormai di casa. In realtà, tutte le principali potenze del mondo stanno ormai cercando di ampliare la propria sfera di influenza in questa regione, tanto che qualcuno parla apertamente di una nuova corsa all'Africa, o perlomeno alle sue imponenti risorse naturali. La notizia, semmai, è che la Turchia di Recep Tayyip Erdogan ha deciso di non voler essere da meno, motivo per cui l'attuale presidente ha visitato personalmente 30 paesi di questo continente negli ultimi 15 anni, periodo in cui Ankara ha triplicato il numero di ambasciate in Africa, che oggi sono in totale 43. Una cifra che fa della Turchia il quarto paese più rappresentato nella regione dopo Stati Uniti, Cina e Francia. Al centro dell'espansionismo di Ankara c'è ovviamente l'economia. Erdogan è stato attivissimo nell'organizzare forum commerciali in collaborazione con l'Unione Africana, riuscendo a portare il volume totale degli scambi con i paesi della regione a quasi 30 miliardi di dollari all'anno. Una cifra che nel 2003 era praticamente un decimo di quella attuale. Le aziende turche operano oggi con successo nell'ambito delle infrastrutture attraverso la costruzione di porti, aeroporti e ferrovie in tutto il continente, dal Sudan alla Tanzania, passando per l'Etiopia e la Somalia. Nazioni dove Ankara è anche riuscita a sfilare a Pechino importanti progetti inizialmente assegnati proprio a compagnie cinesi. Lo stesso dicasi nel campo dell'energia, con il paese eurasiatico che ha raggiunto accordi non solo con la Libia, ma anche con Algeria, Nigeria, Chad e Somalia, le cui capitali sono ormai in buona parte raggiungibili con i voli della Turkish Airlines, compagnia di bandiera che dispone attualmente di oltre 60 destinazioni in 40 paesi del continente. Ma oltre ad essere economica, la penetrazione di Ankara in Africa è anche militare. A cominciare dalla Libia, dove la Turchia è già un attore senza il quale è impossibile fare i conti. Altri programmi di addestramento militare sono poi presenti in Somalia, ma l'erede dell'esercito ottomano si è visto impegnato anche in missioni di pace in Mali e nella Repubblica Centrafricana. Il tutto senza tralasciare ovviamente il soft power e le attività dell'ONG sponsorizzate dal governo turco, molto attive nel finanziare la costruzione di scuole, ospedali e progetti di sviluppo di diverso tipo. La fondazione statale Maarif, ad esempio, gestisce attualmente ben 175 scuole in 26 paesi, mentre migliaia di studenti africani hanno ricevuto negli ultimi anni borse di studio per proseguire il proprio percorso formativo nel paese eurasiatico. Una circostanza che ha contribuito all'espansione delle comunità africane in Turchia, dove ci sono ormai quasi 40 ambasciate del continente nero,
praticamente il quadruplo rispetto a 15 anni fa. Numeri che sanciscono quella che è a tutti gli effetti una realtà. Ankara ha ormai un piede e mezzo in Africa e nessuna intenzione di fare un passo indietro. Jonathan Chatillard, TG Sole 24. Come Pechino finanzia i paesi emergenti? Pechino è uno dei maggiori prestatori di ultima istanza per i paesi in via di sviluppo strangolati dal debito. Secondo uno studio della Banca Mondiale e di ID Data, pubblicato martedì 28 marzo, la Cina ha investito almeno 104 miliardi di dollari tra il 2019 e la fine del 2021 in salvataggi internazionali. Negli ultimi 20 anni Pechino ha erogato invece a 163 paesi a basso e a medio reddito sotto forma di sovvenzioni e soprattutto di prestiti 843 miliardi di dollari, circa 722 miliardi di euro, 6 volte la dotazione di bilancio del piano Marshall, l'immenso programma di aiuti destinato alla ricostruzione dell'Europa in macerie dopo la Seconda Guerra Mondiale. La Cina predilige rapporti strettamente bilaterali con i paesi in via di sviluppo e si pone così come interlocutore alternativo al Fondo Monetario Internazionale e alle organizzazioni a guida statunitense ed europea. La politica delle cannoniere non funziona più con i paesi finanziariamente più fragili. E la Cina, soprattutto da quando è stato dato il via alla nuova via della seta, indirizza i prestiti, per lo più commerciali, nel finanziare grandi opere infrastrutturali, il cui numero in pochi anni si è ovviamente triplicato. Pechino ha così molto di rado preso il controllo delle infrastrutture promesse, ma ha certamente raccolto consensi geopolitici, come conferma il caso del porto di Ambantota, nello Sri Lanka. L'infrastruttura strategica per il traffico marittimo nell'Oceano Indiano è stata affidata nel 2019 a una compagnia cinese per 99 anni, a seguito dell'incapacità di Colombo di onorare il proprio debito. Margherita Furlan, TG Sole 24. Surplus commerciale. Comandano Cina e Russia. Cina e Russia, oltre a proporsi come leader del cosiddetto mondo multipolare, risultano anche essere al vertice della classifica in termini di surplus commerciale per l'anno 2022. Lo riferisce RIA Novosti. Secondo i calcoli dell'agenzia di stampa russa, infatti, Pechino e Mosca avrebbero registrato rispettivamente un aumento del 30% e del 70% rispetto al 2021. Nel caso della Cina si tratta del suo massimo storico, pari a quasi 880 miliardi di dollari. Per la Russia si tratta di una cifra record per il paese, pari a 333 miliardi di dollari, che porta Mosca al secondo posto tra le più grandi economie del mondo tra quelle che hanno fornito dati per l'anno passato. Posto occupato nel 2021 dalla Germania, il cui saldo positivo ha subito un forte crollo, facendo scendere Berlino addirittura al 7° posto in classifica, sotto l'Arabia Saudita, la Norvegia, l'Australia e il Qatar. Nel caso della Russia e anche della Norvegia, determinanti sono state le esportazioni di energia, che nel caso della Russia sono aumentate di oltre il 42% su base annua. Elisa Angelone, TG Sole 24. Il futuro di Kiev è un'unione con Varsavia? Da qualche tempo si parla delle presunte mire polacche sui territori dell'Ucraina occidentale. A dire il vero, a parlarne è stata in particolare la leadership russa, come ad esempio il capo del servizio di intelligence russa Sergei Naryshkin, che già l'anno scorso sosteneva che Varsavia, con l'appoggio di Washington, si stesse preparando per annettere quelle che considera proprie terre storiche, ovvero i territori di Lviv, Ivano-Frankivsk e la regione di Ternopil. Un premio forse per l'impegno polacco per la causa di Kiev. Non a caso, secondo Mosca, già nei primi mesi del conflitto, la Polonia insisteva per inviare un contingente di peacekeeping in quelle parti dell'Ucraina non occupate dai russi. Un tentativo, secondo Naryshkin, di ripetere lo storico accordo dopo la Prima Guerra Mondiale, quando l'Occidente collettivo riconobbe il diritto di Varsavia di occupare parte dell'Ucraina per proteggere la popolazione dalla minaccia bolscevica, per poi includere questi territori nello Stato polacco. Ma a parlarne non sono solo i russi. Anche l'autorevole portale belga Modern Diplomacy pubblicò un articolo a riguardo lo scorso ottobre, poi prontamente rimosso, ma non abbastanza in fretta da farne scomparire le tracce sul web.
Il messaggio non deve evidentemente passare in modo così netto, ma più subdolo. Proprio come ha fatto la storica rivista statunitense Foreign Policy, di proprietà del Washington Post. In un articolo pubblicato all'inizio di questa settimana, la rivista infatti propone quello che definisce un modo creativo di rispondere alle attuali sfide dell'Europa, ovvero la costituzione di una unione polacco-ucraina sul modello della Confederazione polacco-lituana di 700 anni fa. Un'unione politica che, ricorda l'articolo, comprendeva gran parte delle attuali Bielorussia e Ucraina e che permise a polacchi e lituani di affrontare insieme la minaccia dei Cavalieri Teutonici. Ma i parallelismi non mancano neanche con la più recente riunificazione della Germania, che ha dimostrato come una simile idea sia praticabile se esiste una sufficiente volontà politica. La creazione di un'unione di Polonia e Ucraina, che implicherebbe la fusione delle politiche estere e di difesa dei due paesi, sarebbe nell'interesse sia di Kiev che di Varsavia, nonché dell'intera Unione Europea, poiché proteggerebbe il fianco orientale della NATO dalla minaccia russa. L'interesse di Kiev consisterebbe poi principalmente nella possibilità di liberarsi finalmente del proprio perenne status di candidato e accedere in maniera quasi istantanea all'Unione Europea, adottando la legislazione polacca nelle aree necessarie al funzionamento dell'Ucraina all'interno della Comunità Europea. L'Ucraina, insomma, avrebbe tutto da guadagnare. Chi finanzierebbe quindi la ricostruzione ucraina in modo da colmare il divario economico che la separa dal vicino polacco? Ci sono i beni russi sequestrati, certo, ma ad occuparsi del finanziamento non dovrebbero essere i contribuenti polacchi, bensì gli stati ricchi dell'Europa occidentale. Anche loro, dopo tutto, avrebbero tutto da guadagnare dalla creazione di un nuovo grande stato membro a est. D'altra parte, i legami storici, culturali e sociali tra polacchi e ucraini non mancano, osserva Foreign Policy. Varsavia si è già attivata all'inizio del conflitto approvando una legge che consente ai rifugiati ucraini di accedere a servizi solitamente riservati ai soli cittadini polacchi. Circa 3 milioni di ucraini vivrebbero stabilmente in Polonia, che non cessa di rappresentare il principale avamposto statunitense in Europa. Infatti, il sostegno da oltreoceano è garantito e Washington avrebbe finalmente entrambi i piedi ben saldi nel vecchio continente. E lo conferma anche Foreign Policy, secondo cui, data la cronica incostanza della vecchia Europa, il futuro dell'Ucraina è troppo importante per essere lasciato nelle mani di Bruxelles, Parigi e Berlino. Elisa Angelone, TG Sole 24. Bush DeSantis contro Donald Trump. La famiglia Bush conduce la campagna elettorale 2024 per Ron DeSantis, vero antagonista dell'ex presidente Donald Trump. Osservando il flusso di denaro diretto al giovane governatore, infatti, si può osservare che i più volenterosi sostenitori del politico italo-americano, ammaestrato ad apparire come un cantante fuori dal coro, sono i capi delle multinazionali di Wall Street, proprietari di hedge funds e i signori della guerra infinita a partire dalla famiglia Bush e dalla comunità ebraica. Nel cuore dei neocons, però, il giovane avvocato militare è entrato in seguito alla sua missione a Guantanamo, dove nutrì a forza i detenuti in sciopero della fame. Furono legati a una sedia e gli venne infilato un tubo lubrificato nel naso, così che un'infermiera potesse versare due lattine di una bevanda proteica, come annotato sui registri militari, aveva ricostruito il Washington Post. Il più dichiaratamente filo israeliano dei governatori, temendo un doppio sorpasso da parte di Donald Trump, che i sondaggi danno per favorito, ha già programmato, per fine aprile, il prossimo viaggio. In un momento di relazioni inutilmente tese tra Gerusalemme e Washington, la Florida funge da ponte tra il popolo americano e quello israeliano, ha dichiarato DeSantis in una nota ufficiale. Ad attenderlo a Gerusalemme il 27 aprile, si evince dalla stampa internazionale, una platea di qualche centinaio di imprenditori filantropi ebrei statunitensi, ossia quel circolo di psicoguerrafondai legati a doppio filo con i padroni del discorso. Definendo il presidente russo Vladimir Putin un criminale di guerra, il rampante governatore di Miami si è garantito il sostegno dell'apparato industriale militare che, tuttavia, è trasversale non soltanto ai partiti, ma anche a tutte le lobby di potere e, evidentemente,
alle organizzazioni sindacali, ambientaliste e per i diritti civili. La più grande minaccia che l'America deve affrontare viene dall'interno del nostro stesso paese, ha commentato Trump dalle sue torri. Jeff Hoffman, TG Sole 24. Elon Musk, fermate l'intelligenza artificiale, siamo a rischio. I sistemi di intelligenza artificiale con intelligenza umana competitiva possono comportare gravi rischi per la società e l'umanità, hanno scritto in una lettera aperta Elon Musk e un gruppo di un migliaio di addetti ai lavori insieme all'organizzazione no profit Future of Life Institute, Istituto Futuro della Vita in italiano. A firmare la lettera, oltre al patron di SpaceX, il CEO di Stability, Imad Mostaki, i responsabili ricercatori di Alphabet Google e di Joshua Benjo, considerato uno dei padrini dell'intelligenza artificiale, e altri ancora. Fra i potenziali rischi per la società e la civiltà da parte dei sofisticati sistemi di intelligenza artificiale, i firmatari della lettera indicano possibili cortocircuiti economici e politici, invitando quindi tutti i ricercatori e produttori a lavorare con le autorità di regolamentazione per meglio governare il settore di ricerca. La lettera non è perfetta, ma lo spirito è giusto. Dobbiamo rallentare fino a capire meglio le ramificazioni, ha detto Gary Marcus, professore alla New York University, altro firmatario della lettera. Prima di andare su sistemi più potenti di ChatGPT, dobbiamo fermarci almeno per 6 mesi, hanno concordato i firmatari dell'appello. Non c'è bisogno di tirare il freno a mano, hanno però subito commentato alcuni critici, appellandosi semplicemente a maggiori requisiti di trasparenza. Una fessura si è comunque aperta sulla prudenza tra i massimi sostenitori del transumanesimo. Il tempo dirà se i padroni universali punteranno tutto sulla guerra, forse ritenendo l'uomo già sulla via dell'estinzione. Jeff Hoffman, TG Sole 24. Unione Europea, riforma pensionistica, nuovo pomo della discordia. Dopo il governo israeliano, anche quello francese fa marcia indietro a seguito delle proteste. Il primo ministro Elisabeth Borne ha infatti invitato i sindacati a discutere la controversa riforma delle pensioni. Le parti sociali avevano sollecitato una mediazione con il governo, mediazione che è stata concessa stamani, quando la premier francese ha chiesto di ricevere nei primi giorni della prossima settimana i rappresentanti sindacali. Secondo quanto riferito dall'entourage governativo, l'invito è rivolto alle 8 organizzazioni dell'intersindacale. Le riforme pensionistiche, oltre a quelle della giustizia, come avvenuto in Israele, sembrano dunque il nuovo pomo della discordia fra governi e popolazione, visto che anche in Repubblica Ceca si starebbe discutendo una revisione simile a quella del paese transalpino. Il disegno di legge, proposto dal ministro delle Finanze Zbigniew Stanjura, prevede l'innalzamento dell'età pensionabile da 65 a 68 anni. Il provvedimento ha rinvigorito nel paese le manifestazioni antigovernative, iniziate già nel settembre 2022 a causa della crisi energetica e dell'inflazione. I lavoratori della Repubblica Ceca, sia del comparto pubblico che privato, oltre a scongiurare la riforma delle pensioni, chiedono a gran voce anche adeguamenti salariali. Non a caso, già nel 2019, Bruxelles raccomandava a 15 membri dell'Unione Europea di riformare i propri sistemi pensionistici. Raccomandazione che è stata reiterata nel 2022 con il varo del piano Next Generation EU. Nel dicembre scorso la Commissione Europea, secondo quanto riferito da Euractiv, aveva inserito in lista nera 9 dei 15 paesi, in quanto non avrebbero tempestivamente effettuato le riforme del sistema previdenziale. Tra questi vi erano proprio Francia e Repubblica Ceca, ma anche Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia e, dulcis in fundo, si fa per dire, Italia. Fabio Belli, TG Sole 24. Birmania. Sciolto il partito di Suu Kyi. In Birmania, il partito politico guidato da Aung San Suu Kyi è stato sciolto ieri, martedì 28 marzo, dalla commissione elettorale controllata dalla giunta militare perché non si è registrato per le elezioni generali.
La Lega Nazionale per la Democrazia, che aveva denunciato la convocazione alle urne come una farsa, è uno dei 40 partiti a non aver rispettato la scadenza. Non accettiamo assolutamente che si tengano elezioni in un momento in cui molti leader politici e attivisti sono stati arrestati e la popolazione viene torturata dai militari, ha dichiarato martedì Bobo Oh, uno dei parlamentari eletti dal partito di Suu Kyi. Il governo ha promulgato a gennaio una nuova legge che rende difficile per i gruppi di opposizione lanciare una seria sfida ai candidati favoriti dall'esercito. La nuova legge sulla registrazione dei partiti politici stabilisce che questi ultimi debbano rispettare condizioni come livelli minimi di iscritti, candidati e cariche che qualsiasi partito senza l'appoggio dell'esercito avrebbe difficoltà a soddisfare. In caso di mancata registrazione, i partiti saranno automaticamente invalidati e considerati così sciolti. In questo caso, i partiti debbono affidare le loro proprietà al governo stesso. Margherita Furlan, TG Sole 24. Venezuela-Guyana. Tra i due litiganti, ExxonMobil gode. Il 20 marzo, il vice assistente procuratore generale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Richard W. Downing, accompagnato dal responsabile del programma di sicurezza informatica e da una schiera di esperti, si è recato in Guyana, ex colonia britannica. Poco prima, guarda caso, anche una missione della Gran Bretagna aveva fatto visita all'ex colonia. Già presenti in loco e in attesa dei visitatori, invece, i dirigenti di ExxonMobil, multinazionale del petrolio che ha da poco lasciato il Ciad e il Camerun, ma è sempre più presente in America del Sud e in altre aree del pianeta. Tutti in Guyana, quindi, compreso il presidente venezuelano Nicolás Maduro, che dopo la scoperta di enormi giacimenti da parte della Exxon si è ricordato che il suo paese rivendica la sovranità sull'area dell'Essequibo, dove si trovano i maggiori giacimenti di petrolio. Caracas, in effetti, nel 1962 dichiarò nullo il trattato di arbitrato di Washington che, nel lontano 1899, stabilì i confini tra Venezuela e Guyana, affidando all'ex colonia tutte le terre a ovest del fiume Essequibo, dove si trovano parte dei nuovi giacimenti. Le scoperte della Exxon hanno individuato oltre 11 miliardi di barili di risorse petrolifere recuperabili e hanno proiettato la Guyana britannica nell'Olimpo dei maggiori produttori di petrolio del Sud America. Tanto è vero che gli analisti del Fondo Monetario Internazionale hanno da poco dichiarato che il PIL della Guyana è cresciuto nel 2022 del 57,8%, prevedendo un ulteriore 25% per il 2023. Dopo l'inefficace e decennale mediazione delle Nazioni Unite, però, Caracas potrebbe anche decidere di intervenire militarmente. Un nuovo mondo è possibile, ma per ora le guerre per accaparrarsi le risorse continuano. Jeff Hoffman, TG Sole 24.